Sarà solo una fantasia, parivari, ma tu mi hai regalato un sogno. Sarà un gioco, sarà follia, parivari, un po' di luce in questo buio. Non è solo un'immagine, non è solo un'illusione. Se ci penso capisco che non riesco a fingere con te. Tu mi hai toccato l'anima, io ci proverò ad entrare nel tuo mondo. Non sarà una cosa facile, ma di certo non mi arrendo. Saprò darti un'emozione, sarà tuo quello che ho. E dovunque tu sarai, io ci sarò. Notte si illumina quando ti vedo camminare con quell'aria un po' timida. Mi guardi e poi mi fai morire. Non è solo un'immagine, non è solo un'illusione. Se ci penso capisco che non riesco a fingere con te. Ma hai toccato l'anima, io ci proverò ad entrare nel tuo mondo. Un saluto e un ringraziamento a tutti per essere così numerosi, e lo dico di nuovo anche i viticoltori in particolare. Nel darvi il benvenuto, prima di tutto voglio ringraziare il Ministero delle Politiche Agricole di Roma che ci ha dato la concessione del patrocinio per questo evento. Nelle persone della dottoressa Norcia, dell'ufficio patrocini, dottoressa Romano della segreteria del Ministro, dottoressa Romito e del dirigente dottor Blasi. Questo convegno è stato organizzato in collaborazione con la provincia di Cuneo, il comune di Dogliani ed il comitato intercomunale per la lotta alla fluorescenza dorata e anche confusione sessuale contro le etignole. La provincia è qui rappresentata dall'assessore agricoltura Roberto Melano, dal sindaco del comune di Dogliani Nicola Chianetti, per il fitosanitario della provincia ho visto anche la dottoressa Canale, che è stata una anche che ci ha supportato nelle prime fasi del progetto. Dalla regione Piemonte abbiamo la rappresentanza della dottoressa Paola Gotta del fitosanitario, dalla Camera di Commercio il dirigente Marco Martini, sono presenti anche molti sindaci del comitato intercomunale, per la Banca Alpine Marittime il presidente Giovanni Cappa, ho visto anche Mauro Piano della filiale di Carù e il direttore Araldo Occelli della filiale di Dogliani. Rappresentanti e soci e tecnici del Consorzio Agrario, presidente delle cantine sociali di Dogliani e Clavesana. Ringrazio anche gli addetti stampa, per le organizzazioni sindacali dell'Unione, Coldiretti, la CIA, rappresentanti a livello provinciale, a livello locale, i produttori della bottega del vino di Dogliani, il direttore del Consorzio Tutela del Moscato e Asti Doc, dottor Bosticco, rappresentanti degli agricoltori di Cossano Belvo, di un altro progetto pilota di cui ne parleremo anche successivamente. Per la CBC il dottor Veronelli, Bassanetti, Iodice, per l'agrotecnico i fratelli Mondino e la dottoressa Ballario. Sono anche presenti in sala rappresentanti della Spromiere che abbiamo coinvolto in questo comitato. Ci porta i saluti la dottoressa Gertrude Werner, che è stata nelle Langhe in questi giorni, che ha partecipato a un convegno mercoledì scorso ad Asti, e che è un referente dell'Istituto di Enologia di Friburgo, che è stata anche una delle principali fautori dell'inizio della confusione in Germania. Un saluto e soprattutto è un ringraziamento particolare, lo dico di nuovo, ai viticoltori, che è sempre difficile portarli in sala a questi incontri. Grazie ai relatori di questa sera, in anticipo a Bracco, il presidente della cantina sociale di Clavesana, la dottoressa Dardanelli e il dottor Veronelli, che con i suoi preziosi contatti ci ha di nuovo riportato a Dogliani un relatore di fama nazionale quale il professor Andrea Lucchi,
della Facoltà Agraria di Pisa e del Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose, settore scientifico, disciplinare entomologica generale applicata. Un applauso lo farei a tutti e vi ringrazio tanto per essere partecipi. Lascio la parola al sindaco di Doriani per un saluto, grazie. Grazie Pecchianino, io ringrazio tutti voi appunto per la numerosa partecipazione, è un momento importante per il comune di Dogliani e per il comitato perché questa serata era stata appunto annunciata, era in qualche modo attesa, anche perché insomma in qualche modo continuando sulla scia di tutto ciò che è stato fatto sulla flavescenza dorata, oggi c'è ancora un'altra novità, quindi una sperimentazione che si fa per la prima volta sulla provincia di Cuneo e quindi questo non può che dare atto al merito quindi del comitato stesso che di nuovo con anche un po' di coraggio appunto inizia un nuovo percorso accanto a quanto è stato fatto finora per il nostro territorio. Appunto sul territorio si sta realizzando questa fase, queste sperimentazioni, di cui mi interessa sottolineare soprattutto un aspetto, la sinergia tra pubblico e privato, che credo sia un po' all'origine del successo di quanto è già stato fatto finora e sicuramente di quanto verrà. I comuni che hanno aderito al comitato, le istituzioni provinciali, saluto con piacere l'assessore nonché amico Mellano della provincia, anche la regione insomma in qualche modo ha manifestato la propria attenzione. Accanto a questo appunto i privati, quindi chiaramente le organizzazioni sindacali, la banca che appunto avuto una persona del presidente e i produttori, come è stato detto. Questo è il valore aggiunto, cioè sui protagonisti che stanno poi a lavorare la terra, che sono appunto i protagonisti anche della nostra economia. Perché lo si fa? Perché questo ha un valore alla ricerca sempre, credo a maggior ragione in un momento di difficoltà come questo. Di solito sulla ricerca, sulla sperimentazione in fasi come queste si tende a, diciamo così, eufemisticamente ad andarci piano, ecco, di solito più brutalmente a sopprimere magari passi anche importanti. Bisogna essere consci che a maggior ragione, risiedendo la nostra ricchezza in questo binomio tra lavoro e territorio e in particolar modo viticoltura, bisogna invece ecco, tenere ben presente che anche il valore ambientale evidentemente fa parte esso stesso, è sostanziale ecco, in tutto questo, deve essere tenuto nel dovuto conto. Abbiamo già visto in altri territori, ma sulla stessa provincia di Cuneo, che cosa a volte può accadere, che cosa malattie o particolari insetti o altro possono fare, possono distruggere, e quindi questo anche in definitiva un valore economico, un valore ambientale, un valore economico e un valore, mi permetto di dire, culturale, sulla voglia di continuare a fare ricerca. La sinergia ha già prodotto in campo agricolo, mi permetto di dirlo, dei buoni risultati. Cito lo stesso percorso che è stato fatto sul Dogliani, che ha visto le istituzioni unite insieme ai sindacati e insieme ai produttori, che di nuovo si sono fatti protagonisti di questa fase, così come una fase che deve iniziare ma che vede finalmente il via libera della regione, la strada del Dogliani. Qui andiamo chiaramente nel campo promozionale. Torniamo a noi e quindi non posso che augurare intanto i buoni lavori di questa sessione, ma soprattutto quello che dobbiamo augurarci, e saluto anche con piacere i colleghi sindaci, i colleghi amministratori che vedo qui stasera, quello che dobbiamo augurarci è di continuare su questo percorso, soprattutto adesso che parte, dicevo, un nuovo progetto, una nuova sperimentazione. Quindi l'augurio è che si possa continuare, Dogliani lo farà di sicuro, a sostenere questa iniziativa. Quindi grazie a tutti, ringrazio i relatori che sono intervenuti, che interverranno oggi, il gentile pubblico, e mi permetto un ringraziamento particolare all'assessore Pecchianino della Giunta di Dogliani, che ha seguito sempre con grande passione
tutto questo lo sta portando avanti con i suoi collaboratori, con insomma, il dovuto coraggio e la dovuta professionalità. Grazie ancora e buon prosieguo. Grazie signor Sindaco, è un lavoro di gruppo, ringrazio anche la segreteria del Comune che ha lavorato tanto per, questo, per organizzare questo, questo evento. La parola ora all'assessore agricoltura Roberto Melano della provincia di Cuneo. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, saluto il Sindaco, l'amministrazione comunale, l'assessore Pecchellino, il comitato, tutti voi che partecipate a questo convegno. La provincia è qui presente, oltre che con il sottoscritto, con il nostro dirigente, dottor Balocco, e i consiglieri Perusino e Giverso, poi forse magari c'è qualcun altro, e mi preme scusare il nostro presidente che non può essere qui presente per un impegno e si è dovuto trattenere in regione, perché in questo momento stiamo discutendo sui tagli e quante risorse possono ancora arrivare in provincia di Cuneo, quindi ha dovuto trattenersi là e quindi purtroppo credo che sia scusata per questo impegno, ma porto il suo saluto. E con vivo piacere che partecipo alla presentazione dei risultati di questo progetto che la provincia di Cuneo, in specifico il mio assessorato, pur in un momento di risorse più rarefatte, di bilanci difficili da chiudere, ha fortemente appoggiato proprio per le caratteristiche e le valenze di ricaduta territoriale che presentava. Infatti l'intento che si pone il progetto di sviluppare iniziative volte a ridurre l'utilizzo di insetticidi nella coltivazione della vite tramite l'applicazione del metodo della confusione sessuale, con l'obbligo di ridurre i rischi sanitari per gli operatori, diminuire o azzerare i residui di pesticidi nel vino prodotto, contribuire a ridurre l'impatto dell'agroecosistema del vigneto e a tutelare l'ambiente, è sicuramente apprezzabile e condivisibile, anche perché porta un contributo alla valorizzazione delle nostre produzioni agricole e può diventare un fattore di differenziazione e di qualificazione del prodotto. Ma in questo caso il progetto ha qualcosa in più che lo rende ancora più apprezzabile. La condivisione del progetto a livello di tutto un territorio, con il coinvolgimento di 23 comuni, e qui vorrei salutare e ringraziare tutti i sindaci, tutte le amministrazioni comunali che sono qui presenti e partecipano a questo comitato, di tutte le rappresentanze dei produttori e delle due cantine sociali della zona, con un supporto del settore fitosanitario della regione Piemonte. Rappresenta non solo una garanzia in più di successo del progetto, ma anche un valore di esempio su come muoversi in forma coordinata e sinergica sul territorio, favorendo la comprensione degli obiettivi, il coinvolgimento ragionato e progressivo dei produttori viticoli, che potrebbe poi essere mutato in altre occasioni o in altri ambienti. Io terminerei qui il mio intervento, ma vorrei augurarvi veramente un buon lavoro, perché questo è un momento importante per le nostre aziende, per il nostro territorio, e proprio qui la vostra presenza lo dimostra per l'attenzione che prestate per il nostro prodotto che ci è caro in provincia di Cuneo, che è il nostro vino che viene prodotto qui, quindi è un prodotto veramente di alta qualità, e la vostra attenzione, l'attenzione di questo comitato, è la vera testimonianza che noi siamo tutti attenti a dare il meglio dei nostri prodotti e del nostro territorio. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Grazie assessore Melano, ringrazio anche il dirigente dottor Balocco che ha contribuito anche all'organizzazione di questo convegno, e voglio portare anche i saluti e il ringraziamento alla Presidente Grancia. Ed ora un saluto lo vogliamo anche dal dirigente della Camera di Commercio di Cuneo, il dottor Marco Martini. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, io sono indegnamente il rappresentante della Camera di Commercio, però, e quindi devo scusare proprio il Presidente Ferruccio Bernardello, il quale chiaramente in questo periodo
con tutte le funzioni, anche lui impegnato in più tavoli, e ha dovuto disdire la sua partecipazione proprio questa mattina, che è stato chiamato ad altri compiti. Quindi porto saluto a questa assemblea, quindi a tutti i rappresentanti diciamo di queste imprese che hanno questo valore aggiunto, perché in momento di crisi solo le imprese che producono e che esportano sono quelle che riescono ancora a dare un po' di positività. Non so se si sente, comunque forse, scusate, ha un po' di positività a un momento di crisi economica che ormai sta invadendo questo paese. La Camera di Commercio, la casa comune di tutte le imprese, vuole testimoniare la propria presenza, quello che il sindaco citava all'inizio, questa sinergia pubblico e privato. La Camera di Commercio vuole essere vicino alle imprese, al privato, per accompagnarla, per non appesantirne la vita, se possibile, per aiutarla in tutte le manifestazioni della realtà produttiva, quindi dalla vite all'accompagnamento, alla fase successiva, a quella del vino, alla trasformazione e all'esportazione. Ecco, semplicemente questo. Io non voglio portare, siccome sull'argomento specifico, diciamo che non sono un tecnico e sono stato inviato in quanto nel settore vitivinicolo è l'inizio della storia forse mia professionale, in quanto io leggevo questi giorni, c'è stato il Brunello che ha incontrato a Barolo, il consorzio del Barolo del Barbaresco. Io mi ricordo con grande emozione che nella prima DOCT proprio a Montalcino c'era la Camera di Commercio con i suoi tecnici che portavano l'esperienza conese, e quindi il mondo del vino è stato accompagnato dal sistema camerale in tutti questi anni, continua ad essere accompagnato per quanto verrà richiesto, e quindi la Camera di Commercio, Presidente, Giunta, proprio per rappresentare questa sinergia pubblico-privato, vuole essere presente e testimoniare la propria partecipazione a questi grandi eventi, a queste grandi manifestazioni. Non rubo altro tempo a questo convegno e quindi mi riservo eventualmente alla fine, se sarà richiesto, cioè di dire la posizione anche in seguito ad alcuni articoli che dicono forse la Camera di Commercio si defila. La Camera di Commercio è la casa comune di tutte le imprese, e dove le imprese lo richiedono noi siamo presenti, sia con risorse per quanto sono disponibili e sia come uomini di servizio. Grazie. Grazie al dottor Martini, ed ora diamo la parola al presidente della Banca Alpi Marittime, Giovanni Cappa. Io porto i saluti della banca e da parte di tutta la Banca Alpi Marittime, che è una banca di credito cooperativo, quindi qui direi che già con le parole mi aggancio subito ad alcuni concetti che sono stati espressi in modo particolare dal signor sindaco, e in particolare la parola insieme. Cioè, a noi piace come banca essere presenti sul territorio e cercare di assistere e aiutare le attività, e soprattutto anche là dove c'è necessità, come magari su questo settore, se poi è finalizzato soprattutto a un discorso di prevenzione, abbattimento di rischi, così alla conservazione dell'ambiente o cose simili. Quindi direi è il mio un messaggio di mettersi e di mettersi come banca, che poi è una banca qui del territorio, perché opera sicuramente dall'Albese al Monregalese, su tutte zone dove penso gran parte di voi, e vedo anche parecchi soci clienti, e quindi assolutamente collegata al territorio vostro. E ci mettiamo a disposizione proprio per cercare di collaborare e aiutare con direi qualsiasi forma, a parte quella che può essere l'assistenza di iniziative di questo tipo, direi anche proprio con le operazioni. Quindi siamo aperti e pensiamo, se i vostri progetti ce lo consentiranno, di avere iniziative specifiche, magari anche con dei plafond di finanziamento, proprio così ad assistere quella che può essere la vostra iniziativa e il vostro percorso. Io ringrazio e saluto tutti. Grazie Presidente Cappa, che c'è la prima banca che ci ha dato fiducia, che,
che è impegnata sempre sul territorio. Prima di procedere nei lavori, se me lo permettete, voglio lanciare un appello. Siamo ben consapevoli delle disponibilità finanziarie che sono sempre più limitate di questi ultimi tempi, ma speriamo che tutti voi che ci avete dato fiducia fin dall'inizio continuiate a finanziare le nostre attività anche in futuro. Questo è un progetto che viene dal territorio e che per avere i suoi risultati deve continuare. Parlando di questo metodo di lotta biologica, questa sera affronteremo quindi tre temi, non solo agricoltura ma anche salute e ambiente. Agricoltura, perché vuol dire continuare a garantire la qualità e la salubrità del prodotto finale. Salute, perché l'uso di questi sistemi di lotta biologica migliora la salute degli addetti ai lavori. Ambiente, perché bisogna praticare un'agricoltura sempre più sostenibile nel rispetto dell'ecosistema. E bisogna dare una mano anche all'ambiente, riducendo l'uso dei prodotti di sintesi, evitando anche gli apicidi che purtroppo sono successi anche di questi ultimi anni. Salviamo quindi la viticoltura, adottando tutte quelle misure precauzionali ma rispettando il mondo che ci circonda. Queste sono le cose che servono per un'agricoltura migliore, per un futuro migliore. Lascio ora la parola al Presidente Bracco della Cantina Calesana, che ci parlerà dell'importanza della cooperazione in particolare Cantina Calesana e anche di Dogliani per il coinvolgimento in questo progetto pilota. Grazie. Grazie. Credo che questa sera ci siano almeno due persone che sono contente e felici. Penso alla dottoressa Gotta e alla dottoressa Canale, che finalmente vedono tanta partecipazione ai nostri convegni, a quanto questi progetti hanno portato avanti, quindi una partecipazione da parte dei produttori e penso di poter dire anche da tanti produttori giovani, perché non ho mai visto a un nostro convegno tanti giovani così presenti. Vuol dire che il ruolo dell'agricoltura ha un futuro la nostra viticoltura, la viticoltura del Doglianese, che il mondo della cooperazione rappresenta con due realtà che sono sicuramente il 50% o più del 50% sia in termini numerici di aggregazione di aziende sia di superficie coperta. Questa è la realtà cooperativa che assieme alla realtà dei singoli per la prima volta, penso di poterlo anche dire prima di addentrarci nel merito del convegno, celebra Dogliani non come comune soltanto, come entità, ma Dogliani come vino. Da oggi tutto il vino prodotto su questo territorio si chiama Dogliani. Questa è una realtà voluta dai produttori, voluta da un modo di lavorare insieme tra mondo associato e mondo singolo. Da sottolineare tutto questo, per primo il comitato, questo comitato che man mano ha fatto un percorso iniziato decine di anni fa, nella lotta contro la flavescenza ha avuto però la capacità di trasformarsi, di prendere atto che quel progetto di cui si era iniziato, che era quello di cercare di limitare i trattamenti, era un progetto che andava invece sviluppato nel sensibilizzare la diffusione dei trattamenti su tutto il territorio. Poi è nata da tutto questo modo di pensare e di ragionare l'opportunità, la necessità e anche la fortuna di aver avuto la sensibilità da parte di aziende importanti, parlo del professor Veronelli, quando ci ha fatto conoscere questa opportunità della lotta biologica contro Tignola e Pignoletta. Non è un professore, ma sicuramente un insigne per noi uomo che ci ha dato questa opportunità. Io ricordo anche l'anno scorso quando in questo convegno era stata presentata una delle realtà più belle a livello cooperativistico, Mezzo Corona. Perché la cooperazione assume un ruolo importante in questi tipi di progetti che hanno sulla diffusione dei trattamenti un elemento principale, cioè hanno successo quando noi andiamo a trattare diffusamente su tutto il territorio. Questo mi pare che sia un aspetto importante e la diffusione territoriale del mondo cooperativo favorisce tutto questo, perché è un compito della cooperazione quello di mantenere i collegamenti con i propri soci, dare a loro delle opportunità, delle indicazioni, cercare di diciamo così farli maturare rispetto a quelle che sono a volte gli individualismi, cioè la volontà di mantenere certi concetti, ma cercare invece di farli evolvere, di farli
farli evolvere in senso positivo per acquisire tutte quelle opportunità che la scienza e la tecnica ci mettono a disposizione, e in questo caso specifico poterci dotare di un sistema biologico di controllo di una delle malattie importanti della vite. Ecco, questo sicuramente la cooperazione lo può fare, lo deve fare, e tra i compiti istituzionali che ha quello di produrre reddito, ma di produrre anche sensibilità territoriale capace di andare oltre quello che è il reddito, ma cercare di evolversi in questo senso. Diciamo così, una cooperazione a 360 gradi. L'augurio e la speranza è che i nostri progetti, la nostra voglia di lavorare in questo senso abbia sempre di più dei risultati positivi, concreti, che contribuisca alla riduzione dei costi, al miglioramento qualitativo dei prodotti, dal punto di vista sia della sanità e sia della qualità intrinseca, perché effettivamente per questo noi lavoriamo e con questa ottica operiamo, ci impegniamo, collaboriamo con tutti gli altri settori operanti, le organizzazioni sindacali, i piccoli produttori, non vi è distinzione alcuna, e penso che già avere la possibilità all'interno del nostro territorio di questo comitato intercomunale che ha raccolto non soltanto la zona del Doglianese come Dolcetto di Dogliani, ma anche quella del Monregalese come Langhe Monregalesi, e che ha favorito questa fusione, questo accorpamento, unico esempio a livello nazionale, vuol dire che effettivamente lavorando insieme e impegnandoci probabilmente riusciremo ancora a migliorare qualitativamente il nostro prodotto. Dobbiamo essere consapevoli di avere un grandissimo prodotto se lo lavoriamo con le attenzioni che la tecnica, la scienza ci mettono a disposizione, possiamo ancora migliorare. In questo senso dobbiamo attrezzarci per fare in modo di diffondere su tutto il nostro territorio questo tipo di collaborazione, questo tipo di trattamenti che hanno dei costi, ma dobbiamo spiegare che questi costi possono benissimo essere affrontati, sostenuti, perché avranno dei vantaggi notevoli sulla qualità poi dei prodotti finali. Grazie. Grazie. Grazie Presidente Bracco, ho visto in sale anche la Vicepresidente Masante Pollano, ringraziamo loro della cantina sociale di Clavesana anche perché hanno messo a disposizione di questa ultima annata un tecnico per collaborare con i tecnici del progetto, quindi un doppio ringraziamento. Abbiamo voluto coinvolgere il Ministero proprio perché faremo una relazione, magari non servirà nulla, ma la manderemo al Ministero perché se fosse possibile che valutino un'eventuale misura agroambientale del nuovo PSR, chissà se ci sentiranno, noi ci proveremo. Il Comitato Intercomunale, costituito nel 2005, si è sempre impegnato per la lotta alla flavescenza dorata. In prima battuta c'è stato un impegno ad organizzare degli incontri con i viticoltori per capire quali fossero i sintomi della malattia. Dal 2009 invece iniziarono i veri e propri monitoraggi a campione nei vigneti per verificare quella che era l'entità dello Scaphoideus titanus, che è questo vettore che trasmette questa malattia. Un progetto iniziale che tutti speravamo era quello di verificare la presenza dell'insetto per ridurre da 2 a 1 trattamento, ma purtroppo in questi ultimi anni ci siamo dovuti ricredere. Mai come in questi ultimi tempi è stato importante monitorare i vigneti, monitorare sempre come importante sapere quello che ogni viticoltore ha nel proprio vigneto. È un grosso impegno, ma non è tempo perso. Una cosa è certa, per salvaguardare la nostra viticoltura questo non è bastato. Oltre a monitorare è stato importantissimo anche effettuare gli estirpi delle piante infette. Nel 2009 il Comitato ha richiesto alla Regione di mantenere l'obbligo in questo comprensorio anche se c'era la presenza inferiore al 4% di piante infette, e ci è stato concesso. Abbiamo anche messo delle ordinanze uguali per tutti i comuni, abbiamo parlato la stessa lingua e questa è stata di vitale importanza. A questo punto, se qualche autorità deve lasciarci, li ringraziamo molto di quanto della loro presenza e di quanto ci hanno detto,
sono liberi, non ci sono problemi, li ringraziamo di nuovo. Noi continuiamo nei lavori, quindi andiamo poi a esporre quelli che sono, andiamo nel vivo del convegno. Il fitosanitario regionale è stato, ha avuto una rilevanza importante. Mi ricordo gli inizi, ci siamo rivolti al dottor Ponzo, mi ricordo allora era l'unico riferimento doglianese, prima era il fitosanitario era gestito, aveva la direzione del dottore Scapini, successivamente ed ora ancora il dottor Michelati. Ma chi ci ha sempre seguito da vicino è stata la dottoressa Gotta, persona sempre disponibile, che ci ha supportato e sopportato in questi anni. La dottoressa Gotta ci parlerà del coordinamento del settore fitosanitario regionale e dei progetti pilota in Piemonte. Facciamo solo un applauso, che sono andati via adesso, alle autorità di Giovanni Bracco, il sindaco di Dogliani e il presidente Cappa. Grazie. Quindi lascio la parola alla dottoressa Gotta. Due trappole sono diverse. Quella gialla, che non so se la vedete, ma è appiccicosa, non so se riesco. La vedete qua? Allora, questa è una trappola cromotattica, vuol dire che il colore giallo attira gli insetti e si appiccicano qua sopra, e questa serve per il monitoraggio dello scafoideo, che è l'insetto che trasmette la flavescenza dorata. A noi queste trappole servono perché in questo modo riusciamo a capire quanti insetti catturano e qual è il livello della popolazione dello scafoideo presente nei vigneti. Purtroppo non servono per ammazzare e catturare tutti gli scafoidei che ci sono in un vigneto, perché così avremmo risolto molti problemi. Quello che è importante è riuscire a riconoscere lo scafoideo, che alla fine è abbastanza semplice, e individuare quando fare esattamente nel momento giusto i trattamenti insetticidi. Questa trappola invece è una trappola a feromoni, questa qui bianca, che invece serve per monitorare le tignole, e in questo caso queste anche servono per valutare l'andamento del volo delle tignole e agire di conseguenza. In questo caso poi verrà spiegato meglio per quanto riguarda invece la confusione sessuale che è stata applicata in questo progetto. Voglio anche dire che è presente questa sera anche il sindaco di Vinchio, che è uno dei primi progetti pilota che è nato, assieme anche a parte della giunta comunale, e io direi che i due progetti, quello di Dogliani e quello di Vinchio, sono simili perché presentano proprio fra le persone che seguono il progetto delle persone che proprio seguono da vicino sul territorio, e sono progetti che funzionano proprio perché c'è qualcuno che ci crede, ci sono dei viticoltori che partecipano e ci sono degli amministratori molto molto bravi che seguono veramente con grosso impegno questi progetti. Il progetto è nato nella zona di Dogliani e del Monregalese proprio per questa malattia che è la flavescenza dorata. La flavescenza dorata è una malattia che è causata da un fitoplasma, che è un organismo simile a un batterio, ed è trasmesso da una cicalina, che è lo Scaphoideus titanus, che è l'insetto che vedete in basso a destra. È una malattia che è comparsa nel 1999 in Piemonte ed ha causato una serie di danni. Dal 2000 esiste un decreto di lotta obbligatoria, e in base a questo decreto di lotta obbligatoria sono state individuate diverse zone in Piemonte dove esiste l'obbligo dei trattamenti insetticidi e l'obbligo dell'estirpo delle piante infette. I protocolli che vengono seguiti per la lotta alla flavescenza dorata sono dei protocolli internazionali, nel senso che la regione Piemonte non si è inventata nulla, ma questi protocolli esistono da tempo e sono uguali, e noi abbiamo un po' preso spunto sicuramente dall'esperienza francese, dove da più anni che è presente la malattia.
Proprio in Francia quello che viene applicato è proprio un modello di lotta collettiva, dove attraverso diversi livelli a livello nazionale, ma soprattutto poi a livello regionale, dipartimentale, comunale, esistono questi GEDEON, che sono dei gruppi di difesa contro gli organismi nocivi e che lavorano proprio a livello comunale. È proprio su questo modello che è partita l'esperienza anche piemontese, proprio perché dopo alcuni anni in cui venivano applicate le misure di lotta ci si è resi conto che queste non venivano applicate completamente sul territorio, non c'era una buona aderenza alle misure obbligatorie, e quindi il fatto di partire dal basso e di coinvolgere maggiormente i viticoltori per capire perché bisognava applicare la lotta obbligatoria è stato il motivo per cui si sono poi sorti i progetti pilota anche in Piemonte. In Francia gli operatori di campo sono in realtà dei viticoltori volontari o anche semplici cittadini volontari, nel senso che nel momento in cui si fanno i rilievi non ci sono i tecnici, ma ci sono i viticoltori, il panettiere, il farmacista, cioè è veramente un'organizzazione volontaria dalla base, perché tutti i cittadini ritengono che sia importante proteggere la viticoltura come patrimonio proprio produttivo del territorio. E quindi si coinvolgono proprio tutti in questo sistema di monitoraggio, anche perché poi quando si riconosce l'insetto e la malattia, poi tutto sommato è abbastanza semplice, e si cerca anche di risolvere le inadempienze, proprio cercando di parlare con i viticoltori che non adempiono, proprio perché l'inadempienza di uno è poi un problema per tutta la comunità, perché con questi tipi di malattie, come la flavescenza dorata, ma anche con le tignole, quello che è importante è proprio agire come comprensorio, perché se uno non fa, va a discapito di tutti quelli che fanno. L'altro ragionamento che fanno in Francia è presenza-assenza del vettore. Se il vettore assente, man mano si diminuiscono i trattamenti. Basta uno scafoideo di presenza per far sì che i trattamenti continuino. E si ragiona sempre per comune, non per singola azienda, anche per quanto riguarda la riduzione dei trattamenti. Ed è proprio per questo che erano nati anche i progetti pilota in Piemonte, proprio perché l'obiettivo finale non è quello di trattare di più, ma è quello di trattare di meno. Questo è un esempio proprio dei manifesti che vengono messi in Francia nel momento in cui devono essere fatti i trattamenti. Siccome poi l'altro problema della flavescenza dorata è che l'espressione dei sintomi varia a seconda delle annate, purtroppo non si può ragionare da un anno, cioè non si può ragionare quest'anno è andata bene quindi andrà sempre bene, il prossimo anno va male quindi va sempre male, no. Purtroppo è una malattia che ha anche dei tempi di latenza, per cui ci sono momenti in cui c'è una recrudescenza e momenti in cui c'è una regressione dell'epidemia, ma bisogna fare attenzione a pensare che la malattia evolva in un senso o nell'altro, perché ci sono le sorprese. In Piemonte abbiamo avuto una recrudescenza nel 2005, poi si è andati più o meno abbastanza tranquilli fino al 2009, invece gli ultimi due anni sono stati due anni dove la situazione è molto grave. Il numero degli scafoidei è fondamentale per capire la virulenza degli attacchi della malattia. Un'ultima riflessione sul fatto che nel Dipartimento dell'Aude, dove sono molto attivi i progetti pilota, ci sono 80.000 ettari a vite con una media di 20-25 ettari e con 4.000 aziende. Dall'82 al 90 è stata persa l'80% di produzione, e soltanto dopo 17 anni, nel 2005, sono stati estirpati solo 10 ettari. Questo vuol dire che quando si combatte la flavescenza dorata purtroppo non si risolve nel giro di pochi anni la situazione. In Piemonte ci sono 45.000 ettari a vite con una media di 1,7 ettari e 26.500 aziende. Questo vuol dire che su 80.000 ettari ci sono 4.000 teste con cui avere a che fare, su 45.000 bisogna avere a che fare con 26.500 teste. È ovviamente molto diverso.
dal 99 al 2000 sono stati estirpati 3.000 ettari e sono state estirpate 8 milioni di piante. Veniamo ai progetti pilota, i primi nati sono stati quelli di Vinche e Mongardino e poi via via ce ne sono stati altri. Quello di Dogliani è partito nel 2009. Ribadisco che i progetti pilota si fanno perché nella lotta alla flavescenza dorata non si può fare da soli, o si fa tutti insieme o non si riesce a risolvere il problema. Bisogna capire se i trattamenti sono eseguiti al momento giusto e bisogna usare le trappole che vi ho fatto vedere prima per capire se il trattamento insetticida è stato efficace. Molto spesso in molti incontri, in molte riunioni sento dire: ma abbiamo fatto i trattamenti, sì, ma poi avete visto se sono stati efficaci vedendo se l'insetto c'è ancora o no? E quindi questo è proprio il significato dell'uso delle trappole. Se si trova ancora scafoideo vuol dire che qualcosa non ha funzionato e l'importante è capire il perché. E poi è necessario far capire a tutti l'importanza della lotta contro il vettore. L'esperienza ci dice che esistono due fattori importanti: quanto tutti aderiscono alle misure di lotta e soprattutto anche il contesto ambientale. Nell'Astigiano ci sono molte aree di rifugio dell'insetto, del vettore della malattia, e quindi le popolazioni di scafoideo sono numerose, ma questo purtroppo c'è anche in altre aree e questo può succedere anche nel Monregalese. Questi sono i comuni che sono coinvolti in questo progetto pilota, come vedete sono 23. In ciascuno di questi comuni ci sono dei vigneti che vengono tenuti come vigneti sentinella proprio per monitorare la situazione dello scafoideo, e si gestisce a livello locale tutto quanto e in modo da riuscire a risolvere tutte le situazioni a rischio. Praticamente che cosa si fa in questi vigneti? Si cercano i giovani di scafoideo a giugno, questo controllo viene eseguito in 14 vigneti per vedere qual è il livello dei giovani all'inizio della stagione. Quest'anno c'è stato anche un progetto svizzero che ci ha richiesto di mettere una centralina particolare in un vigneto, e questo ci ha aiutato perché ci ha segnalato esattamente il momento in cui si schiudevano le uova. In questo modo era più facile anche calcolare il ciclo dello sviluppo dello scafoideo. In questo modo vengono date le indicazioni delle date per fare i trattamenti, vengono poi più avanti sistemate le trappole cromotattiche gialle per vedere appunto le catture degli adulti, e si vengono sostituite ogni 15 giorni in collaborazione fra viticoltori, tecnici e il servizio fitosanitario e anche gli amministratori comunali e la cantina sociale di Clavesana. Poi vengono elaborati i dati e si cercano i punti critici. C'è già un'azienda che quest'anno ha monitorato i propri vigneti come aveva già fatto l'anno scorso e ormai ha una piena autonomia nella valutazione dei dati. I giovani vengono rilevati guardando le foglie, la pagina inferiore delle foglie, più o meno intorno al 30 maggio. E queste sono appunto le trappole che vengono sostituite ogni 15 giorni e vengono lette proprio presso il comune di Dogliani con un gruppetto che si ritrova a fare questo tipo di lavoro. Immediatamente i dati vengono valutati in modo da capire quando dare l'indicazione dei trattamenti. Più o meno questa è la situazione delle catture. Come si vede ci sono alcune aziende che hanno 0 catture, altre da 1 a 2 e poi molte da 3 a 9 catture, e vedete che proprio lo scafoideo è un problema perché c'è anche un vigneto che ha una punta massima di 319 scafoidei, che sono veramente tanti. Poi si fa una valutazione anche di quello che è successo da un anno all'altro. Quelle colonnine che vedete sono le catture per ogni vigneto nei diversi anni, e si valuta un po' com'è la situazione. E il problema è che lo scafoideo è ancora presente e bisogna cercare proprio di insistere. Alcune situazioni sono migliorate, altre peggiorate. Questa è un po' la situazione in tutta l'area. I pallini verdi sono dove c'è meno scafoideo, mentre le stelline rosse sono le situazioni in cui ci sono più di 100 catture nei vigneto nel corso di tutta la stagione.
Quest'anno è stata anche fatta una valutazione della percentuale di malattia nei vigneti e quello che è risultato chiaro è che quando si sono avuti degli aumenti nelle catture dello scafoideo, comunque si è avuto anche un incremento della malattia l'anno dopo. E questo è purtroppo quello a cui bisogna fare particolare attenzione, perché quando c'è più scafoideo si ha poi anche maggior malattia. E quindi appunto è stata valutata la malattia che, come vi dicevo, in zona per fortuna per ora è ancora presente a livelli bassi rispetto a quello che succede in altre zone del Piemonte. Però anche qui iniziano ad esserci dei vigneti con delle percentuali sicuramente preoccupanti e quindi bisogna fare particolare attenzione. Alla fine vengono analizzati i risultati mettendoli un po' tutti insieme e abbiamo preparato anche un lavoro da dare a ciascuna azienda in modo che si mettono in relazione le catture, i trattamenti che sono stati effettuati, quello che c'è sui confini, in modo da valutare quali possono essere proprio le situazioni critiche all'interno del territorio. Quest'anno è successa anche una cosa particolare, perché un'azienda ha avuto un episodio di avvelenamento delle api, perché qualcuno ha fatto un trattamento durante la fioritura della vite, anche se non era stato indicato dal gruppo. Nel senso che era stato indicato di fare un trattamento per le aziende biologiche in un certo periodo e qualcuno in quel periodo ha fatto invece un trattamento con un principio attivo che non doveva essere utilizzato in fioritura. Il polline che è stato raccolto ha dimostrato proprio che nel momento dell'avvelenamento la vite era in piena fioritura e questo ha causato un grave danno a un'azienda. Ed è stata confermata proprio la presenza di questo principio attivo. Il problema è che la sostanza che è stata impiegata ha causato uno spopolamento delle famiglie che è proseguito poi anche in seguito. È bastato un unico viticoltore a creare dei grossi problemi a tutto il gruppo di lavoro. È stato fatto poi un lavoro per capire come si poteva migliorare questa situazione, proprio perché il lavorare tutti insieme poi... Il fatto che sia successo questo è stato sicuramente un problema. Io vi ringrazio per l'attenzione e eventualmente dopo a qualche domanda. Grazie dottoressa Paola Gotta. Ringraziamo anche il dottor Albertini che ci segue in tutte le fasi del rilievo dei giornali e la lettura delle trappole, con il dottor Di Alessio della cantina sociale di Palesana e Roberto Valletti che ci dà un grosso supporto. Alle attività del progetto pilota per la lotta contro lo scafoideus si sono poi successivamente adottate le misure per il monitoraggio delle tignole. I passaggi dei vigneti erano uguali, quindi abbiamo abbinato anche quello che era il controllo delle tignole. Ricordo che il comitato finanzia i tecnici delle organizzazioni sindacali che passano regolarmente a fare le letture per quanto riguarda la sostituzione delle trappole, per quanto riguarda le trappole cromotattiche. Per quanto riguarda invece la confusione sessuale per il controllo del tignolo in Piemonte le prime applicazioni sono state effettuate sulla frutta già dagli inizi del 90. I nostri colleghi frutticoltori hanno iniziato prima, perché il singolo frutto, se non era bello e sano, non poteva più avere mercato, ma destinato al macero. Quindi noi ci siamo un po' preoccupati meno, perché anche dovuto al bel tempo delle ultime periodi della vendemmia di questi ultimi anni, anche perché poi l'uva viene pigiata, quindi non ci sono questi problemi di carattere di bellezza del frutto, insomma. Vediamo ora la prima slide, vediamo quello che è stata l'evoluzione in frutticoltura in Piemonte. Qua ci sono rappresentati i pescheti piemontesi dal 91 al 2001, c'è stato un interessamento della confusione con 528 ettari nel 91, poi si è passati nel 99 a circa un migliaio di ettari fino ad arrivare nel 2011 a 4.033 ettari.
Ed ora la seconda slide, vediamo la situazione delle mere. 1921 erano di meno, qua sono iniziati più tardi, il 99 ha visto interessati 288 ettari, vedete il picco che ha avuto fino ad arrivare del 2011 a 2704 ettari. Per quanto riguarda invece, questo è un grafico della differenza tra pesco e melo, della confusione, sono dati del Shin-Etsu, quindi prodotti di questa azienda che ha avuto in frutticoltura. E l'evoluzione invece all'estero, qua vediamo la confusione in Svizzera, il 1996 portava meno di 500 ettari a confusione, vedete poi dal 2000 al 2004 a salire fino ad arrivare del 2011, non è riportato sulla slide, nel 1996, scusate, fino ad arrivare dal 2011 a 9.200 ettari su 14.940 ettari a vigneto, che si è riportato nella seconda. Mentre parliamo invece dell'Austria, qua vediamo hanno iniziato più tardi, anno 2005, circa un 500 ettari, vediamo il picco a salire da quello che è il 2011, che sono 5.000 ettari su 44.000 totale ettari a vigneto in Austria. Adesso vediamo la situazione in Germania, ha una forte storia, una lunga storia per quanto riguarda la confusione, iniziata quindi nel 1986 i primi vigneti con pochi ettari, per arrivare a un picco del 93 oltre i 12.000 ettari, questa è la zona del Baden-Württemberg, mentre a salire si va fino ad arrivare al 2001 con un totale di 18.200 ettari contro i 27.400 della superficie vietata. Per quanto riguarda invece, torniamo in Italia, la zona di Mezzocorona, qua ci sono i dati dell'applicazione di questo metodo, vediamo dall'87 pochi vigneti interessati, il 93, e poi c'è stato un forte interessamento degli anni 2001, fino ad arrivare al 2010 con circa 9.000 ettari e la quasi totalità della superficie vietata, mi dice. 90, quanto che percentuale? Siamo al 96%, quindi qua vediamo la differenza anche della pressione che aveva il tipo di insetto dalla tignoletta alla tignola. È degli anni 2002, quindi c'era più l'obesia, del 2003 c'è stato questo era 50-50, questa parte grigia, quindi c'era un interessamento anche della tignola. Poi dal 2003 in poi, 2004, 2005, 2006, c'è stato più interesse della tignoletta e meno della tignola. Quindi il feromone che veniva messo in campo era diverso, aveva una percentuale diversa. Poi lo vedremo anche dopo, se ce lo spiegano meglio i tecnici. Qua vediamo il danno sul grappolo, le larve, dal 91 al 92 che c'era un forte attacco sui grappoli, fino ad arrivare, vedete, al 2010 c'è una riduzione notevole. La superficie in confusione quindi è proporzionale, quindi dal 1991 che è iniziato i primi esperimenti della zona di Mezzocorona, vedete il 2010 che sono quasi la totalità di cui parlavamo prima. Questa è una cosa molto, sono dati molto interessanti, una slide che ci deve farci riflettere, quindi i chilogrammi per ettaro di insetticidi che si spargevano in quella zona del Trentino. Vedete 12 chilogrammi ad ettaro degli anni 75-79 il picco,
arrivare, sarà stata una stagione, l'89, sfortunata, e poi dal 99 al 2010 vedete quella che è stata la riduzione degli insetticidi che sono stati usati in questi vigneti. Qua si vede il forte calo che ha avuto la dose ad ettaro. Quindi si ripercuote, si vede anche sui residui sull'uva raccolta e il grafico che riporta la quantità a parte per milione di residuo. Vedete anche qua un grafico che ci riporta ad una riduzione notevole. E di conseguenza i vini in commercio, i residui sui vini che si sono ridotti di molto col passare degli anni, man mano che si usava la confusione. In Svizzera, dai viaggi che abbiamo avuto l'onore di fare in questi anni, abbiamo avuto un forte stimolo, anche perché abbiamo capito che in quelle zone sono molto avanti. Addirittura i viticoltori si calcolano con delle tabelle loro le quantità di prodotti antiparassitari che devono usare in base alla superficie fogliare, il sesto di impianto, la fase vegetativa e l'andamento climatico. C'è anche un servizio internet e SMS per tutti i viticoltori. Questi risultati hanno permesso di considerare questo metodo della confusione come controllo, non è che risolva tutti i problemi, però è un inizio. Le prime fasi sono più delicate, e poi man mano che si va avanti con gli anni si vedono i risultati più consistenti. Quindi i vantaggi per l'ambiente, per l'uomo, i viticoltori ne trarranno tutti vantaggio. La massima efficienza se è usato in grandi comprensori. Un'ultima slide, quindi come abbiamo detto prima il progetto non si può fermare, e una volta iniziati è giusto portare avanti questo metodo negli anni. Non si risolvono tutti i problemi, ce ne sono dei nuovi, ma sicuramente questo è un metodo che ha dei buoni risultati anche in futuro. Grazie. Si sente? Sì. Ma grazie a te Attilio e a voi tutti per avermi invitato per il secondo anno consecutivo. Di solito quando uno viene invitato nuovamente vuol dire che la prima volta è stata bene, quindi vi ringrazio e spero questa volta di non deludermi. Ho messo, mentre venivo in treno, questo titolo perché mi sembra un titolo adatto a quello che in qualche modo voglio raccontarvi, no? Problematiche a confronto. Vedete, un tipico vigneto toscano della zona meno famosa di Pisa, questo è un vigneto di Terricciola, e ho voluto metterlo in onore a Pisa anche se io non sono pisano. Io insegno a Pisa, alla Facoltà di Agraria, corso di laurea viticoltura e enologia, io insegno entomologia viticola e io sono di Carrara. Quindi i toscani veri dicono che io non sono un vero toscano, sono un mezzo ligure, insomma, un po' un ibrido. Allora per fregarli io ho chiesto la residenza in Lombardia e abito a Treviglio durante il fine settimana perché la mia famiglia è lì. Adesso vi ho raccontato la mia vita, quindi posso partire con il tema della giornata. Molti di voi conoscono le Tignole da queste situazioni, cioè voi vedete che la vostra uva non è sana e che ci sono dei buchi e vedete che gli acini sono secchi o sono forati o presentano degli escrementi, è perché ci sono le Tignole. Questo è in seconda generazione, questo invece alla maturazione. Voi vedete, si vedono bene le immagini? Sì, vedete praticamente i grappoli pieni di muffa. Non sono solo le Tignole le cause della muffa, però sono, perché a volte gli acini si spaccano anche per altri motivi, però le Tignole fanno la loro parte nel ridurre l'uva in questo stato. Quindi nessuno di noi vuole vedere l'uva in questo stato e cerchiamo di fare il possibile perché ciò non avvenga. Le Tignole della vite fondamentalmente sono due. Vedete a sinistra quella che viene chiamata Tignoletta, e vedete qui l'adulto e sotto la larva, e a destra
e la tignola con l'adulto e la larva. I nomi scientifici sono Lobesia botrana e Upecilia ambiguella. Quindi sono fondamentalmente due. La differenza tra queste è che la tignoletta, la sinistra, vive prevalentemente, per tornare su devo far così, sì, vive prevalentemente in zone mediterranee, clima caldo arido, mentre la tignola sulla vostra destra è tipica delle zone a clima più freddo e umido, quindi per intenderci in Nord Italia, in Piemonte anche a volte, ma in particolare in Trentino, in Veneto abbiamo entrambe le specie, in Germania, in Austria, nelle zone più a nord abbiamo entrambe le specie. Quando si va più verso l'Italia del centro e del sud, la Lobesia è praticamente l'unica specie importante. Entrambi fanno gli stessi danni, però la Lobesia nel tempo ha praticamente scalzato la tignola e quindi ha assunto un'importanza prevalente. Qui vedete un adulto, un uovo, una larva e una crisalide di tignoletta, di Lobesia botrana, che è anche la specie prevalente in Piemonte. Questa specie d'inverno sta nella fase di crisalide, nascosta nel legno, quindi sul tronco e sui rami legnosi della vite, a partire dai primi di aprile, escono i primi adulti dell'anno che fanno tre voli. Vedete il primo volo che ha un picco alla fine del mese di aprile, il secondo volo che ha un picco alla fine, metà, fine mese di giugno, dipende dalle zone, il terzo picco che si trova intorno alla fine di agosto. Quindi in corrispondenza di ciascuno di questi voli poi c'è un sviluppo di larve che sono le entità dannose, cioè l'adulto non è capace di rompere gli acini, ma quelle che fanno il danno sull'uva sono le larve, va bene? Che con l'apparato boccale masticatore mangiano gli acini, quindi bucano, e il danno deriva non tanto dal fatto che loro hanno bucato e hanno mangiato l'acino, ma deriva dal fatto che facendo questi buchi sugli acini lasciano penetrare le muffe, quindi poi le muffe possono svilupparsi quando le condizioni atmosferiche sono adatte allo sviluppo delle muffe, quindi umidità e temperature elevate. Cosa si fa contro le tignole? Ci sono vari sistemi, ci sono insetticidi chimici tradizionali, ci sono insetticidi biologici, quindi il Bacillus thuringiensis, regolatori di crescita, altri veleni e così via, che insomma fanno un po' tuttora la parte del legno. Quella che sta assumendo sempre più importanza nel controllo delle tignole in tutto il mondo è la tecnica della confusione sessuale. Ora io non vi ho portato delle informazioni su come si applica la confusione sessuale, cosa si utilizza per la confusione sessuale, perché immagino che molti di voi già le conoscono. L'anno scorso abbiamo già avuto un primo incontro e Mauro Wagner ha parlato estesamente di queste cose, ne ho parlato anch'io, quindi io vi ho portato più la mia esperienza. La mia esperienza sta nel fatto che alla fine degli anni 90 ho deciso, dato che dovevo occuparmi, perché la mia facoltà mi ha affidato l'incarico del corso di entomologia viticola, quindi gli insetti della vite, volevo occuparmi di difesa, ma volevo occuparmi di tutte quelle tecniche di difesa che diminuivano l'input di molecole di sintesi nei vigneti. Per questo mi è subito venuto a mente di interessarmi di confusione sessuale. Confusione sessuale praticamente potete vederla qui, è un titolo un po' poetico, i toscani sono sempre un po' gente originale, no? Per difendere le vigne, tignole senza sex appeal, no? Quindi farfalline impazzite nelle vigne, confuse sessualmente. Voi sapete di cosa si tratta, lo dico per i neofiti che siano in sala oggi, si tratta di immettere nel vigneto l'odore di femmina. Cos'è l'odore di femmina? È quello che la femmina produce quando prima dell'accoppiamento vuole attrarre il maschio vicino a sé. Allora, l'industria ha studiato, ha messo in luce quali sono le molecole coinvolte in questa attrazione e le ha sintetizzate. Quindi noi immettendo una quantità neanche tanto grande ma sufficiente nel vigneto, facciamo sì che il maschio non riesca più a trovare la femmina, perché la femmina si ferma in conseguenza di una foglia, chiama. Se non ci sono queste molecole
immesse da noi nel vigneto, il maschio la trova e si accoppiano. Se invece noi creiamo questa situazione di sostanza presente omogeneamente, più possibile, più omogeneamente possibile nel vigneto, il maschio non è più in grado di trovare la femmina e quindi non si accoppiano, e quindi non nascono le larve, non vengono deposti le uova, non nascono le larve, e quindi eliminiamo le entità che sono dannose. Va bene? Questo è il concetto generale. In istituto con me a Pisa, l'istituto di entomologia, lavora un pisano doc che lavora nel vernacolo, recita nel vernacolo pisano, una persona molto simpatica. Ogni tanto, quando mi serve, gli dico fammi un po' una vignetta che rappresenti questa cosa. Allora, mi ha fatto questa proprio ieri o ieri l'altro, e lui vuole rappresentare la confusione sessuale. Quello della barbetta sarei io, secondo lui. Dice, se cambiassi deodorante, la femmina, il maschio dice, non c'è verso di trovarne una vera, e si è procurato una tignoletta gonfiabile. Dice grazie, poi glielo riferirò. Qui c'è l'erogatore plastico che odora di femmina e quindi riesce a mettere in difficoltà entrambi i sessi. Allora, qui io mi sono chiesto, ma perché in tutti questi anni ho cercato di lavorare con la confusione sessuale, perché ho voluto diffondere questo metodo tra le aziende toscane? Quando ho cominciato insieme al collega Bruno Bagnoli di Firenze non c'era neanche un ettaro di confusione in Toscana, adesso sono 800 ettari di aziende che applicano la confusione per passaparola, cioè non è che siamo andati noi lì a dire adesso devi applicare la confusione. Noi abbiamo provato ad applicare la confusione sessuale in un'azienda e abbiamo cominciato a scrivere quello che vedevamo. Pian piano si sono passati la voce, e dicevo oggi agli amici che in Toscana non è semplice mettere insieme le persone. Ogni testa, come diceva la Paola Gotta prima, è difficile da convincere. Anzi, molte volte se il mio vicino applica la confusione, io non la applico perché voglio essere diverso da lui, no? Quindi 800 ettari non è poco. E quindi mi sono chiesto perché io voglio che questa tecnica, così come altre che potrebbero uscire d'ora in poi, ma che non fanno uso di molecole di sintesi, di insetticidi di sintesi, si diffondano nei nostri vigneti. E allora mi sono dato alcune risposte e le voglio discutere con voi. Prima di tutto perché è un metodo selettivo, cioè si riferisce soltanto a quella specie lì che io voglio controllare. Selettivo significa questa. Io immetto questi feromoni, che sono dei feromoni proprio di quella specie lì, che si chiama l'Ovesia botrana. E quindi è un metodo selettivo, e questo è molto importante, perché spesso con le molecole di sintesi, quando io voglio combattere un insetto, poi uccido tutti gli altri insetti che si trovavano lì per caso. E questo non è un aspetto positivo, soprattutto tenendo conto di quello che è la biodiversità, cioè l'importanza di mantenere più entità possibili in uno stesso ambiente per aumentare la complessità, che in genere è sinonimo anche di stabilità. Bene? È un metodo ecocompatibile, bene? Compatibile con l'ambiente, ed è un metodo efficace quando applicato nel modo giusto. La confusione sessuale è un metodo non semplice da applicare, soprattutto bisogna applicarlo nel modo giusto, con i prodotti giusti, nelle quantità giuste e nei contesti giusti, che solitamente i contesti sono quasi tutti idonei. Difficilmente un vigneto per problemi di ventosità, per problemi di pendenza, a volte si possono avere delle situazioni in cui il feromone non è facile mantenere quell'odore, quella sostanza in un determinato vigneto, ma mi ci sono trovato poche volte in situazioni dove abbiamo incontrato difficoltà in questo senso. Un altro aspetto che è venuto fuori anche precedentemente, utilizzare la confusione sessuale abbatte i residui. Molte volte ci sono problemi di residui nella vendita dell'uva da tavola o nel vino, e la confusione sessuale in questo senso è una garanzia. È un metodo istruttivo, didattico. Perché dico questo? Perché spesso succede che quando si decide di fare un insetticida, o perché lo hai deciso tu, o perché te l'ha detto il tuo vicino, che hai visto lo fa lui, quindi lo fa anche te in quel momento lì, non ti preoccupi di andare a controllare, si diceva un attimo fa, se quel trattamento è stato efficace.
psicologicamente trattare significa avere fatto il massimo possibile che ognuno di noi poteva fare, e quindi non ti curi se poi quel tuo trattamento ha avuto un'efficacia. Io non ho mai visto un agricoltore fare un trattamento e andare poi a verificare l'efficacia del trattamento che lui aveva fatto. La confusione sessuale ti obbliga a fare questo. Devi farlo. E quindi andando nel vigneto impari, guardi la tua uva, scopri cose nuove che stando in ufficio non vedresti. Quindi in questo senso io penso che la valenza didattica del metodo della confusione è un punto a favore di questo sistema. A rispetto degli antagonismi naturali, cioè in natura ogni specie ha i suoi antagonisti, anche le specie dannose. Vi riporto un esempio in questo senso. Guardate, i bracconidi cosa sono? Bracconidi sono dei imenotteri, cioè delle vespe, che svolgono la loro attività tenendo a bada altri insetti, solitamente insetti dannosi. Cioè questi bracconidi sono insetti utili che vivono a spese di insetti dannosi, va bene? Nella maggior parte dei casi. Allora, guardate, ci siamo divertiti con delle trappole particolari, sono praticamente delle tende che si immettono nell'ambiente, questi insetti entrano dentro e poi vanno a finire per un percorso dentro un barattolo dove c'è dell'alcol, a guardare quanti di questi bracconidi ci fossero in due vigneti posti a confronto. Un vigneto convenzionale, dove venivano fatti trattamenti insetticidi, ora qui non vi sto a entrare nei particolari, e un altro vigneto in cui non si facevano trattamenti insetticidi. In azzurro vedete il numero di bracconidi che sono stati raccolti in una stagione, mentre in giallo vedete il numero di bracconidi che sono stati raccolti nel vigneto trattato con insetticidi nello stesso periodo, praticamente da 2619 a 521. Questo soltanto per un anno, soltanto per due vigneti posti a confronto, ma vi dà subito un'idea di cosa significa intervenire in un contesto con l'uso di insetticidi. Un'altra domanda che mi sono posto, quindi, dopo essermi dato delle risposte al perché, com'è che si deve applicare questa confusione? Innanzitutto bisogna fare i controlli. Non si può mettere gli erogatori sulle viti, sapete, se ne mettono in genere 500 per ettaro, distribuiti in modo omogeneo, e poi andarsene al mare e ritornare alla vendemmia, perché è la cosa più sbagliata possibile. I controlli vanno fatti perché possono verificarsi delle situazioni che diminuiscono per qualche motivo l'efficacia degli erogatori che noi abbiamo installato, oppure può essere il primo anno di installazione e quindi il metodo ha bisogno del suo tempo per esprimere le sue potenzialità nei confronti della popolazione, riducendone la densità, no? Quindi fare i controlli. I controlli vanno fatti monitorando gli adulti, cioè monitorando le farfalle e monitorando le larve. Vediamo il monitoraggio degli adulti. Per il monitoraggio degli adulti vanno messe le trappole a feromoni, vedete quelle a pagoda sopra, oppure a scopo sperimentale noi abbiamo utilizzato in questi anni questi vasi che voi vedete sulla destra, non voglio toccare, se no va avanti la diapositiva, ma penso di avere ecco, voi vedete lì, qui vedete praticamente un vaso di coccio dentro cui noi immergiamo il vino mescolato con acqua, 50 vino, 50 acqua, lo mettiamo nel vigneto e queste sono tutte lobesie che noi catturiamo. Se questo lo facciamo dove applichiamo la confusione, siccome spesso dove si applica la confusione si cattura poco o nulla con le trappole a feromoni, perché la confusione in qualche modo nasconde il richiamo di questa pasticca di feromone che si pone sulla base della trappola, qui catturiamo e poi possiamo stabilire se le femmine che noi catturiamo nel vino sono vergini, come in questo caso, questa è l'organo genitale della femmina, di una femmina vergine, genitale nel senso interno, si chiama borsa copulatrice, un termine tecnico, è dove il maschio inserisce lo spermatoforo, e qui vedete una femmina accoppiata con la stessa struttura però piena dello spermatoforo del maschio. Allora, se noi riusciamo a contare quante femmine sono accoppiate, in qualche modo ci dà anche un valore indiretto dell'efficacia del metodo della confusione. Però in genere voi potete monitorare
per scopi proprio di coltivazione, non di ricerca, con quelle trappole a feromoni e vedere se catturate o se non catturate. Questo è un primo controllo molto importante. Un'altra cosa che serve per fare i controlli è fare il campionamento delle uova e delle larve. E qui potete farvi aiutare dai tecnici o potete imparare a farlo voi, non è così difficile. Un consiglio che vi do è di fare il controllo in fase di fioritura, perché in fase di fioritura si fa presto e questo vi dà un'idea abbastanza reale della popolazione. Voi trovate questi nidi, vedete? Questi nidi, cioè sono praticamente i fiori che sono uniti assieme dalla larva con una seta che essa stessa produce, e a ogni nido corrisponde una larva. Quindi se voi controllate 100-200 infiorescenze, c'è scritto anche nel librettino, nel Deplian che vi è stato dato oggi, se voi controllate per esempio in filari diversi del vostro vigneto, in fase di piena fioritura, andate alla ricerca di questi nidi sui fiori, potete dire io su 100 infiorescenze controllate ne ho trovate 50 con i nidi, e quindi a ogni nido corrisponde una larva e potete avere un'idea dell'infestazione che è presente nel vostro vigneto e quindi potervi preparare eventualmente all'esecuzione di un trattamento nella generazione successiva. Vado velocemente perché non voglio annoiarvi. Molto più difficile invece campionare in seconda e terza generazione, perché spesso l'infestazione non si vede all'interno del grappolo e siete obbligati a tagliare e a togliere gli acini per poter rilevare l'infestazione, quindi questa fase è molto più difficile. Un'altra cosa da fare è riconoscere le larve di tignoletta e saperle distinguere dalle altre. Quando voi aprite un grappolo, non tutte le larve che ci sono dentro sono di tignoletta. Molte volte il metodo della confusione contro la tignoletta è stato messo in discussione perché poi si sono trovate delle larve nel grappolo e a quelle larve è stato dato il nome di tignoletta, ma a volte non è così. Guardate, ci possono essere quattro tipi di larve in fase di maturazione dei grappoli che, come vedete, sono diversi. Non vi sto a dire i nomi perché sono complicati, tanto non ve li ricordate. Comunque sono tutte delle stesse dimensioni, ma come potete vedere sono diverse tra loro. Questa è la tignoletta, questa si chiama Cryptoblab, questa qui è Festia e questa qui Argirotenia o Eulia. Quindi sono larve che hanno le stesse dimensioni, il colore è diverso, però per esempio distinguere questa e questa non è facile. Questa c'ha i punti neri, la Lobesia non ce l'ha. Questa qui c'ha delle strisce nere, la Lobesia non ce l'ha, ma questa può essere confusa in qualche modo con questa. Quindi quando trovate delle larve, raccoglietele e fatele vedere ai tecnici se aprite il grappolo. Volevo farvi vedere che l'anno scorso io ho ricevuto da uno di voi un bel po' di larve raccolte nei grappoli di un'azienda che ha applicato la confusione, e quasi tutti i grappoli erano pieni di larve e c'era una grande preoccupazione da parte degli operatori, degli agricoltori, perché sembrava che il metodo praticamente non avesse dato nessun risultato. Ho analizzato ciascuna di queste larve, come vedete qui sono tre diverse larve. Questa è la tignoletta, la Lobesia, questa è la Cryptoglabris e questo è un coleottero che non c'entra niente con queste due. L'insetto bersaglio della confusione era questo, e quindi bisognava stare attenti a dividere queste larve da queste qua. Andando a contare vi faccio vedere praticamente che 95 larve erano di Cryptoglabris, quindi non c'entrava niente con la confusione che era stata applicata. Solo 9 erano di Lobesia, 10 di Efestia e 11 erano larve di coleotteri nitidulidi. Quindi immaginate se noi avessimo pensato che tutte le larve raccolte erano di Lobesia, sarebbe stato un grossissimo fallimento per il metodo. Intervenire con insetticidi selettivi al superamento delle soglie, applicare su superfici più ampie possibile. È stato detto più volte, io sono stato per fortuna invitato negli Stati Uniti perché hanno trovato la Lobesia, la tignoletta, nella Napa Valley nel 2009, sono stato giù 3 volte e raccontavo oggi agli amici che erano con me che praticamente loro l'hanno ritrovata nel novembre del 2009 e un po' sulla scorta di quello che è successo in Trentino, di cui ci ha parlato Attilio, qui vedete la zona del Corone, negli Stati Uniti, nella Napa Valley, hanno applicato
Nel 2010 3.200 ettari di confusione e nel 2011 6.400 ettari, quindi in totale 9.600 ettari. Hanno speso nel 2011 1,8 milioni di dollari e il costo del trattamento totale fatto non solo di acquisto di erogatori ma di controlli e di personale coinvolto nel progetto è stato di 10 milioni di dollari nel 2011 e 8 milioni di dollari nel 2010. Cioè, se pensate che il primo rinvenimento risale al novembre del 2009, io penso che in Italia a questo punto non ci eravamo ancora messi d'accordo se farla o se non farla. Bene? Quindi dobbiamo imparare su queste cose dagli americani. Andiamo velocemente perché mi sa che mi sono dilungato molto. Questo qui è lo Scafoideo, l'avete visto anche prima. Lo Scafoideo ha un difetto, tra gli altri, di avere una bocca fatta in questo modo. Vedete qui, c'ha degli stiletti, va bene? Queste sono le mandibole, queste sono le mascelle. Inserisce questi stiletti, sono come una siringa, all'interno della pianta e laddove ci sono i fitoplasmi li prende e li trasferisce a una pianta sana. Va bene? Questo è un difetto grande che in qualche modo ci crea tutti i problemi di cui abbiamo parlato, di cui ci ha parlato anche la Paola Gotta prima. Allora, questa è la flavescenza dorata con tutti che in qualche modo ci richiama i problemi. Quanto tempo ancora? Dov'è Tiglio? 5 minuti ce li ho? Ok. Allora, questo scafoideo ha un altro difetto, che può essere anche un pregio, dal mio punto di vista è un pregio, che non produce feromoni, o almeno non si conoscono odori, non si conoscono feromoni come nelle farfalle, ma produce suoni. Cioè nel momento in cui il maschietto ha voglia di incontrarsi con una femmina, si porta sulla pianta e comincia a chiamare. Chiama, che non riceve risposta, lui non si dà pace. Com'è che chiama? Chiama battendo dei colpi, che ora dopo vi faremo sentire, che produce muovendo l'addome. Non è che con l'addome tocca la foglia, lo muove soltanto e muovendosi in questo modo modifica praticamente una membrana che è presente tra il torace e l'addome, e questa modifica di membrana dà come la sensazione di un tamburo. Vedete nella foto che slovena di Lubiana, che ha fatto una presentazione a un convegno a Cincinnati su degli insetti che producevano suoni, e lì mi è venuta l'idea di proporgli di studiare lo scafoideo, perché ero interessato a capire cosa succedeva nella comunicazione tra il maschio e la femmina. Lei ha accettato. Quello che è con lei, Valerio Mazzoni, un ragazzo di Livorno che è andato in Slovenia per qualche mese e ha cominciato a studiare questi suoni emessi dal maschio e in risposta dalla femmina. Dopo vi facciamo vedere un piccolo filmato molto chiaro sotto questo aspetto. Allora, praticamente, per poter studiare questi suoni ci vuole uno strumento particolare, che è il vibrometro laser, che voi vedete qui. Praticamente è un laser che assomiglia a quei laser con i quali ci misurano la velocità delle macchine, ci fanno le multe, è un laser molto simile, e viene puntato su un substrato e registra tutto la velocità di tutto quello che succede su quel determinato substrato, per cui si mette il raggio su una foglia, vedete qua, e tutti gli insetti che si trovano in quel posto lì, che in qualche modo producono dei rumori, vengono registrati con il computer. E abbiamo praticamente studiato, qui vi ho riportato due pubblicazioni, abbiamo studiato il linguaggio di questo insetto e poi abbiamo studiato il sistema per confonderlo, un po' sullo stile della confusione sessuale, no? Però in questo modo non più con i feromoni ma con le vibrazioni. Questi studi sono studi di laboratorio, va bene? Cioè, cosa abbiamo visto? Quando un maschio e una femmina cominciano a dialogare, se arriva un altro maschio, il terzo maschio cerca di inserirsi in questa comunicazione. Allora cosa fa? Siccome lo sentirete dopo, il linguaggio tra maschio e femmina è molto regolare, c'è un tamburellamento molto regolare, che man mano che il maschio si avvicina alla femmina diventa sempre più frenetico. Se arriva il terzo maschio, per poter interrompere e cominciare a dialogare lui con la femmina, produce un suono sporco, sincopato. Per esempio, il maschio e la femmina, il maschio fa tum, 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 la femmina risponde tum. Arriva il terzo maschio e fa tu, 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 tum. In questo modo il primo maschio non capisce più niente, si ferma e comincia lui a dialogare con la femmina, il terzo, va bene?
Allora noi abbiamo provato a prendere questo terzo rumore, che abbiamo chiamato rumore di disturbo, e l'abbiamo immesso noi con il computer sulla foglia quando un maschio e una femmina dialogavano. Ci siamo accorti che ogni volta che facevamo questo, il maschio e la femmina interrompevano immediatamente il loro dialogo. Allora ci ha fatto questa cosa, l'abbiamo pubblicata, vedete qui disruption, eccetera, eccetera. Gli studi sono andati avanti e praticamente abbiamo visto che questi rumori, che fino a quel momento sembrava che si potessero propagare soltanto se una foglia comunicava con un certo substrato, abbiamo scoperto che anche tra due foglie distanti intendo 6-7 cm, un maschio e una femmina riuscivano a comunicare. Infatti lei dice it's like a dream, vuol dire è come un sogno, e invece il maschio dice no, it's like a drum, dice è come un rumore, come un tamburo, no? Va bene? Quindi questi studi ci hanno portato a ipotizzare l'idea di trasferire questo sistema, ovviamente con il finanziamento di società interessate a questa cosa, a trasferire questo sistema in condizioni di semicampo. A Pisa abbiamo fatto questo tunnel, abbiamo messo queste gabbie, in ciascuna di queste gabbie abbiamo tirato due fili in cui con il computer trasferivamo questa frequenza del rumore di disturbo, e in ciascuna di queste gabbie a intervalli regolari mettevamo un maschio e una femmina vergine per una notte, e la mattina dopo le prendevamo e vedevamo se queste si erano accoppiate oppure no. Va bene? Questo è un sistema ovviamente di ricerca, no? Gli inizi di una ricerca, però abbiamo avuto anche lì delle risposte positive, tant'è che nel 2011 abbiamo trasferito questa sperimentazione. Qui poi si trattava di andare a vedere nell'ambito della piantina su cui mettevamo gli insetti se questo segnale arrivava dappertutto oppure no, per cui vedete questa immagine è riferita a tutte le registrazioni che abbiamo fatto nei diversi punti della pianta per vedere se il segnale che arrivava con il filo, vedete qui il filo e la gabbia, arrivava a ogni foglia nello stesso modo oppure se veniva attenuato, perché se il segnale viene attenuato ovviamente non svolge più il suo compito. Nel 2011 abbiamo fatto una sperimentazione non più in tunnel ma in vigneto, va bene? Tirando il filo, creando quella frequenza, mettendo delle gabbiette all'interno delle quali venivano poste un maschio e una femmina o più maschi e più femmine, e andare a vedere se queste si accoppiavano oppure no. È chiaro che poi avevamo anche dei controlli, cioè dei testimoni, no? Come si fa normalmente nella ricerca. E anche qui abbiamo avuto delle risposte positive. Ora rimane il problema, e ho finito, cosa fare nel 2012, perché tenete presente che queste sono le prime ricerche che si fanno a livello mondiale su questo argomento. Cioè, ci sono stati degli studi sui suoni prodotti dagli insetti, ma nessuno ha mai provato a confonderli producendo i loro stessi suoni. Quindi, in che fase siamo? Siamo ancora in una fase sperimentale, ovviamente. Possiamo dire che nelle condizioni in cui abbiamo operato abbiamo avuto dei risultati interessanti. Chiaramente rimane uno spazio che non sappiamo quanto sarà lungo, e se ci sarà uno spazio, questo lo dirà il futuro, tra quello che noi abbiamo fatto in condizioni controllate e una possibile utilizzazione non più in un filare di un vigneto come abbiamo fatto nel 2011, ma magari su più filari, per renderci conto se questo sistema può essere uno tra i sistemi da utilizzare contro lo scafoideo. Io, scusatemi, sono stato un po' lungo, però a questo punto passerei la parola a Vittorio Veronelli, che vi dirà qualcosa su quelle che lui intravede, perché la società con cui abbiamo collaborato per queste ricerche è quella che lui in qualche modo dirige. Scusate, ho dimenticato la cosa importante. Prima vediamo il filmato, poi passo la parola a Vittorio. Magari vi dico, scusate, prima che parta il filmato. Allora, voi vedete un maschio di scafoideo che va su una foglia, aspettate un attimo a far partire il filmato, va su una foglia e chiama la femmina. A un certo punto vedete che c'è una femmina che fa una risposta molto semplice, finché si stabilisce un duetto. E poi, grazie a questo duetto, che è fatto di tamburellamenti, c'è l'accoppiamento. A un certo punto poi vedrete che c'è un maschio che sta duettando dopo, subito dopo, un maschio che sta duettando con una femmina,
interviene un rumore che è il nostro rumore del computer. Il maschio rivale.
la società che rappresento ha creduto in questo progetto da subito, direi. Sono ormai 5 anni che lavoriamo su questa ricerca. Se posso fare un paragone, un parallelo, che non vuole essere un parallelo negativo, ma è solo per inquadrare un po' la storia, il passato. Prima abbiamo parlato di confusione dei lepidotteri, cioè confusione che utilizza dei segnali chimici, perché in ogni caso i feromoni sono segnali chimici. Ecco, questa tecnica è stata ipotizzata per la prima volta circa 70 anni fa, a livello di ipotesi. Non si era identificato assolutamente nulla, qualcuno aveva intuito che quegli insetti comunicavano in questo modo. Ci sono voluti circa 30 anni per riuscire a capire quale fosse il segnale, ce ne sono voluti altri 10 per iniziare la ricerca, altrettanti di sperimentazione, e sono gli ultimi 20 anni quelli che hanno visto l'applicazione pratica della tecnica, la crescita dell'applicazione pratica della tecnica. Io personalmente di questi 20 li ho vissuti tutti, e ricordo i primi tempi in cui la gente ci guardava con molto scetticismo. Devo dire che oggi è anche una grande soddisfazione per me stesso, perché li ho vissuti, perlomeno ho vissuto questi anni in Italia, in un pezzo d'Europa anche, vedere quanto sia cambiato l'atteggiamento. Il parallelo con una possibilità di applicare un metodo simile come concetto, cioè quello di andare ad utilizzare la tecnica comunicativa di una specie per disturbarla, è una cosa molto interessante. Primo perché, come succede nel caso della confusione sui lepidotteri, è una tecnica selettiva, cioè si parla il linguaggio di quella specie e quindi si dialoga esclusivamente con quella specie. E secondo perché l'impatto dal punto di vista ambientale è totalmente assente, come potrebbe succedere in questo caso. Però, come vi dicevo prima, sono 5 anni che si lavora sullo studio della comunicazione di specie come lo Scaphoideus titanus. È altrettanto vero che oggi abbiamo i laser vibrazionali, abbiamo i computer, abbiamo attrezzature che quando il professor Goetz ha ipotizzato di usare la confusione sessuale sulla Lobesia botrana 70 anni fa non esistevano nemmeno, quindi chiedo scusa. La velocità con la quale la ricerca avanza oggi è decisamente differente. È altrettanto vero che abbiamo ancora parecchi problemi da risolvere prima di poter dire che un sistema come questo è applicabile in campo. Non è per altre ragioni, credo, che la conclusione della presentazione sia stata 2012 punto di domanda. Stiamo anche noi prendendo le decisioni adesso, anche perché lavorare sullo Scaphoideus titanus non è facile, abbiamo a disposizione 2 mesi all'anno per fare i test in campo e altri 10 per pensare a come farli e a fare le misure in laboratorio. Non voglio fare mistero, stiamo lavorando proprio in questi giorni per decidere che cosa faremo quest'anno come passo successivo. Avete visto l'ultima diapositiva, l'ultima fotografia, il vigneto che avete visto è un vigneto vero, un vigneto che esiste a San Michele all'Adige, dove abbiamo fatto queste misure in campo che sono state ancora una volta soddisfacenti, incoraggianti, molto incoraggianti. Speriamo quest'anno di avere ancora dei risultati più positivi, qualche idea c'è su quale passo fare ulteriormente, e io mi auguro che fra non moltissimi anni magari potremo essere qui una sera a farvi vedere qualcosa di reale, di applicabile nei vigneti, per cercare di capire se questa, anche questa, è una strada per aiutare a controllare questo problema. Io penso che, come è successo e come succede per la confusione sessuale sui lepidotteri, dovrà comunque essere un tassello di un controllo che dovrà essere integrato,
con tutta una serie di misure, a partire dal fatto, nel caso della flavescenza dorata, che è importantissimo togliere le sorgenti dell'infezione, oltre che togliere i vettori di queste infezioni. Quindi ci sarà sicuramente di che discuterne e di che parlarne. Avete visto che la data di questo filmato era 2010, è stato presentato per la prima volta a dicembre del 2010, quindi poco più di un anno fa, alla Commissione Europea, a Bruxelles. Questa è la ragione per la quale era in inglese, perché una delle cose anche che è di base è cercare di implementare e aumentare la velocità su questa ricerca, che significa avere più ricercatori che ci lavorino e di conseguenza più persone dedicate e più mezzi finanziari per supportarle. È la prima volta che lo mostriamo, una delle prime volte, mi correggo perché sennò poi forse è la seconda o la terza volta che lo mostriamo in pubblico in Italia. Spero che la prossima occasione sarà quella di mostrarvi magari qualcosa di ancora più preciso e più reale. Ecco, questo è un impegno che mi prendo con Dogliani. Grazie al dottor Lucchi, al professor Lucchi e al dottor Romagna. Noi accogliamo molto l'invito a quello che ci ha detto poco fa del dottor Veronelli. Vediamo che anno dopo anno vengono fatti dei passi avanti, quindi chissà se in futuro riusciremo poi ad avere qualcosa di più concreto. Ci stanno lavorando e davvero un doppio ringraziamento perché avete voluto parlarne qua a Dogliani. È una grande soddisfazione. Un applauso ve lo chiedo io di nuovo, grazie. Come comitato, non con poca facilità, avevamo individuato tre comprensori del doglianese e clavesanese, due zone di Dogliani, Val di Bai e San Luigi, una di Clavesana appunto, dove c'era una forte pressione dell'insetto, e qua torniamo a parlare di confusione sessuale sulle tignole. Per incentivare il progetto, il comitato ha contribuito con il 30% del finanziamento alle aziende e il 70% era a carico loro. E questo è stato un grande risultato, un incentivo in più, e ringraziamo anche i produttori che avevano qualche problema di tignola ma ci hanno aderito subito. Abbiamo visto le prime applicazioni in Svizzera, in Germania, in Austria, in Trentino, e adesso torniamo al nostro piccolo Dogliani. Siamo giunti al secondo anno di confusione Dogliani e Clavesana. Il 2011 è stato un anno di cattura anomale causate da questi repentini cambiamenti climatici. Chi meglio di Brunella, figura costante, puntuale, che visita i nostri vigneti, può farci la sua relazione e la ringraziamo in anticipo. Grazie. Grazie Attilio, buonasera a tutti, sono contenta di vedere anche le facce note. Adesso vi spiegherò cosa abbiamo fatto lo scorso anno. In pratica, come vedete dal titolo, monitoraggio e confusione sessuale nei comuni di Dogliani, Farigliano, Clavesana e comuni limitrofi, applicazione con l'ISONET L+. Il progetto è iniziato a fine marzo, per l'esattezza il 29, e sono state applicate 31 trappole per il monitoraggio. Le trappole sono quelle che vi ha fatto vedere prima gentilmente la dottoressa Gotta, quelle lì bianche. All'interno di queste trappole c'è un fondino collato e c'è un feromone. L'insetto viene richiamato dal feromone, col principio che ha sempre spiegato il professor Lucchi prima: il feromone mette l'odore della femmina con le trappole catturano i maschi, prende e si appiccica sul fondino collato e noi andiamo a contare quanti insetti ci sono. Nei vigneti dove abbiamo installato le trappole ne abbiamo messe 16 per la tignoletta, per la lobesia, e 15 per la tignola. I controlli sono stati fatti settimanalmente, anche se per vedere il primo volo, quindi il primo maschio catturato della generazione svernante, i controlli sono stati fatti ogni 3-4 giorni. Il primo maschio catturato è stato catturato l'8 aprile, questo per sottolineare il fatto che la confusione va applicata presto. Quindi entro fine marzo, perché se tardate nell'applicazione gli insetti volano e diciamo il nostro metodo
non funziona più bene. Appunto, dicevo, dopo la prima cattura, la primissima cattura che appunto è stata fatta, che è avvenuta l'8 aprile, i controlli sono stati eseguiti settimanalmente. Oltre ai controlli sono stati fatti i campionamenti. I campionamenti li abbiamo sempre sentiti prima, si va in vigneto, si controllano almeno 100 grappoli, di solito sono 100-200, e si guarda cosa troviamo. Il primo campionamento si fa sulla prima generazione dell'insetto che colpisce le infiorescenze, le abbiamo viste prima con dei nidi, quest'anno è stato fatto a fine maggio. Il secondo controllo si fa sulla seconda generazione, sui grappoli che iniziano a cambiare colore all'invaiatura, quest'anno è stato fatto il 2 di agosto. L'ultimo campionamento si fa in terza generazione dell'insetto, prima della vendemmia, quest'anno la vendemmia era anticipata, quindi cadeva i primi giorni di settembre. Questo progetto che è stato fatto l'anno scorso, nel 2011, in realtà parte dal 2009. Nel 2009 noi siamo arrivati qua, non avevamo ben chiara l'idea di cosa ci fosse, che insetti e quanti, e abbiamo iniziato a fare dei monitoraggi per vedere quanti insetti c'erano. Stabilito cosa c'era in pratica, quindi quanto all'obese, quanto pecilia, siamo partiti con la confusione nel 2010, quest'anno è naturale proseguimento di questo storico di controlli. Le aziende coinvolte, parlo per il monitoraggio e i campionamenti, sono 11 e sono state seguite tecnicamente durante tutta la stagione, cioè io e quelli che devo ringraziare mi hanno aiutato, non andavamo solo a leggere le trappole e a fare i campionamenti, quindi vedere i nidi, andavamo a fare anche altre cose, nel caso di forte infestazione ad esempio andavamo a fare anche il controllo delle uova, in alcuni casi infatti abbiamo anche consigliato dei trattamenti, pochissimi casi ovviamente. Dove è stato fatto il monitoraggio? Il monitoraggio è stato fatto qua da voi, fondamentalmente. Abbiamo individuato tre comprensori, che noi abbiamo diviso per comodità nostra e perché comunque i siti erano comuni, i vigneti erano più o meno gli stessi, venivano condotti in maniera simile. Il primo comprensore è quello di Clavesana, che noi chiamiamo Clavesana, ma in realtà c'è il comune di Clavesana, il comune di Farigliano e tutti i comuni attorno, dove la confusione è partita già nel 2010 e c'erano 30 ettari, la confusione, mentre l'anno scorso gli ettari sono aumentati a 43. Un altro comprensore è stato quello di Dogliani, la zona di Val di Berti, che voi tutti conoscete, e il terzo, la zona di Val di Ba. Le abbiamo divise queste due zone proprio in base ai principi che dicevo prima. Val di Ba, ad esempio, la maggioranza dei vigneti sono condotti biologicamente, quindi per quello che abbiamo differenziato. Per il comune di Dogliani, la superficie interessata alla confusione nel 2010 era di 50 ettari, invece nel 2011 è aumentata a 75, e questo in fronte a quello che si diceva prima, ovviamente, che più le superfici sono ampie, più il metodo funziona. Dove sono state messe nello specifico le trappole, come sono state messe? A Clavesana abbiamo preso due vigneti testimone, qui ho messo anche i nomi dei viticoltori che gentilmente ci hanno messo a disposizione le loro vigne. Due vigneti testimone vuol dire che questi vigneti non erano a confusione, e due vigneti in confusione, il primo anno per il vigneto dei fratelli Giachello e il secondo anno per il vigneto di Beccaria. Trappole a Dogliani e zona Val di Berti, avevamo quattro vigneti a testimone, quindi senza confusione, e due vigneti in confusione. Anche qui avevamo un vigneto che aveva messo la confusione già da due anni e un altro invece era il primo anno. L'ultimo comprensore, Dogliani Val di Ba, avevamo due vigneti testimone senza confusione e un vigneto in confusione. Qui però abbiamo messo, ovvio, il primo anno, ecco, mi sono dimenticata di dire Val di Ba è il primo anno che applicava la confusione, abbiamo messo solo una trappola per Eupecilia ambiguella, la chignola. Vediamo i risultati. Allora, questo grafico rappresenta la curva di volo. Allora, sull'asse verticale troviamo il numero di catture che abbiamo fatto dell'insetto, sull'asse orizzontale ci sono le date. Questa curva rossa è il volo dell'insetto durante tutta la stagione. Vedete che in questo caso, ad esempio nel compressore Clavesana, abbiamo preso questa curva in un vigneto in località Ghigliani, c'è stato un picco fortissimo che è quasi arrivato a 140 catture in quella data. Il danno, lo vedete in alto a destra, è stato del 42%, un danno importante, e c'erano quasi
più di due fori per grappolo. Qui inoltre vi ho segnato anche i trattamenti obbligatori per lo scafoideo che si fanno abitualmente, obbligatoriamente anche nei vigneti. In questo caso il vigneto era un vigneto convenzionale, quindi i trattamenti che hanno fatto erano il Tiametoxan e il Clorpirifos, volgarmente detti Actara e non so, bella. Con le date di applicazione, come potete vedere, non hanno avuto influenza sui retignoli, e questo per dimostrarvi che purtroppo non si può associare l'idea a beh, io tratto per lo scafoideo, piglio anche retignole. Ecco, no, non funziona proprio così. Gli insetti sono totalmente diversi, oltre che nel modo di comunicare, anche nel modo di comportarsi abitualmente. Quindi i trattamenti, facendo il trattamento sullo scafoideo non si riesce assolutamente a disturbare in alcun modo la tignola, che ha continuato il suo ciclo tranquillamente. Anzi, il primo trattamento era il 17 giugno, c'è addirittura stato un altro picco. Adesso qui vi faccio vedere in maniera più visibile i risultati che abbiamo ottenuto. Allora, questo è il 2010 per il compressore di Clavesana. In rosa, ci sono delle barrette rosa, vediamo il danno, la percentuale di danno che c'è stato appunto nel 2010 diviso per prima generazione, seconda generazione, terza generazione. Quelli in basso, tra parentesi, sono le date di quando abbiamo fatto i campionamenti. Prima generazione, primo campionamento, metà giugno, il danno era del 12%, fuori confusione. Ecco, mi sono dimenticata di dirlo, le barrette rosa, scusate, sono il danno che abbiamo rilevato nei vigneti non in confusione. Con le barrette azzurrine sono i danni che abbiamo rilevato nei vigneti a confusione, sempre nella stessa zona. Quindi prima generazione, fuori confusione, c'è stato un danno del 12%. In confusione il danno era dell'1%. In seconda generazione la tignola ha colpito duro, il danno era del 66%, mentre in confusione il danno era del 4%. In terza generazione il danno è sceso 28% e in confusione si è mantenuto sempre sul 4%. Cioè, spero che voi capiate che il 4% rispetto al 28% è decisamente più basso. Cos'è successo nel 2011? Allora, in rosso più acceso c'è il testimone del 2011, quindi noi come nel 2010 abbiamo preso un vigneto senza confusione e abbiamo fatto i nostri rilievi, monitoraggi. Abbiamo fatto la stessa cosa in quei vigneti che già l'anno prima avevano fatto la confusione, che sarebbe quel verde un po' più brillante, che non si vede un granché perché c'è poco da. L'anno scorso, in prima generazione, l'anno scorso 2011, in prima generazione il danno era del 40%. Chi faceva la confusione al secondo anno ha avuto un danno dell'1%. Idem in seconda generazione il danno è sceso 19%, il danno in confusione si è mantenuto dell'1%, quindi pressoché nullo. In terza generazione, a fronte di un danno fuori confusione del 34%, e ricordo che il campionamento in terza generazione è quello che si fa praticamente in vendemmia, il danno in confusione era dello 0%. Il professor Lucchi vi ha spiegato ovviamente prima cosa succede in ragione del danno che procurano le tignole. Cioè, loro fanno un danno nel senso che vanno a morsicare l'acino, però il danno vero arriva dopo, con tutti gli attacchi di botriti, marciumi, che poi vanno a influire negativamente sulla qualità del vino. L'ultima tabellina per il compressore Clavesana, vedete comparire un quadratino giallo. Questo quadratino giallo è chi a Clavesana aveva fatto il primo anno di confusione. Quindi 2011 il danno confusione 40%, chi l'aveva messo per il primo anno 5% di danno. Seconda generazione 0, terza generazione anche. I dati parlano abbastanza da soli. Compressore Odogliani Val di Verte, anche qui abbiamo fatto una curva di volo, ne abbiamo presa una delle tante che abbiamo fatto, la più rappresentativa. Sempre sull'asse verticale ci sono il numero di catture, qui vedete sono un po' meno rispetto a prima, arrivavamo a 140, adesso arriviamo a 30 più o meno, e sotto le date delle letture ovviamente, delle trappole. Anche qui ho segnato i trattamenti obbligatori che hanno fatto i viticoltori, in questo caso di nuovo convenzionali, e sopra in alto a destra la percentuale di danno che avevamo avuto in questo vigneto, con appunto 26% di danno e quasi un foro e mezzo per grappolo. Qui, uguale come prima, abbiamo preso i dati del 2010, li abbiamo confrontati con vigneti che non avevano fatto confusione e vigneti che l'avevano fatta.
prima generazione, il testimone, cioè dove non c'era la confusione, aveva un danno del 22%, in confusione di 6. Seconda generazione, il danno era del 19%, in confusione 3. In vendemmia, il danno era del 66%, in confusione 7%. 2011, con la linea rossa più scura, c'era chi non aveva fatto la confusione l'anno scorso, con la linea verde più scura, chi aveva fatto confusione già dall'anno prima, quindi era il secondo anno. Anche qui nel 2011 la percentuale di danno fuori confusione era del 33%, chi faceva la confusione già da 2 anni era sceso al 4%. Seconda generazione il danno è sceso un po', il 20% fuori confusione, in confusione il 6%, in vendemmia il danno fuori confusione era del 26%, mentre per chi faceva la confusione il secondo anno l'1%. Qui abbiamo le linee gialle, cioè chi faceva confusione l'anno scorso per la prima volta, per il primo anno, lo vedete bene, dove il danno in prima generazione era del 33, chi lo faceva il primo anno era 16. Di solito il primo anno è sempre un pochino più alto, appunto proprio perché è il primo anno. Più la si fa, più si abbassa la pressione di popolazione. In seconda generazione il danno era del 6%, a fronte di un danno fuori confusione del 20%, in terza generazione il danno era del 10%. Questo è l'ultimo comprensorio, ne ho solo 3, è quello di Val di Var. Qui praticamente la maggior parte dei viticoltori, come ho detto prima, fanno lotta biologica, conducono il vigneto con mezzi biologici. Qui c'è la solita curva di volo della Lobesia, qui le catture erano di nuovo alte, vedete nella colonna verticale le catture arrivano quasi fino a oltre 140. Sotto ci sono sempre le date dei monitoraggi. Qui ovviamente, essendo un vigneto biologico, il trattamento contro lo scafedeo era piretro. Trattamenti contro lo scafedeo hanno un range di applicazione che va da metà fine maggio fino agli inizi di agosto. Il danno è stato del 23%, danno totale, e c'erano quasi 2 fuori per grappolo. Qui vedete che c'è un altro trattamento in rosso, che è stato fatto il 15 luglio con Spinosa. In questa zona c'è stato un vigneto in cui l'infestazione di Lobesia, di Tignoletti, è stata forte. E allora noi, e questo l'abbiamo capito dai monitoraggi, quindi per questo che facciamo i monitoraggi, a fronte di questo abbiamo consigliato il viticoltore a fare un trattamento, non era obbligato assolutamente, lui ha deciso di farlo ed essendo biologica ha usato lo Spinosa. Qui nel dettaglio vi dico cosa è successo, perché gli abbiamo detto quello. Allora, in giallo c'è i risultati dei campionamenti della confusione al primo anno, Val di Berti era solo il primo anno, quindi ho solo questi dati. E in rosso i testimoni, cioè quei vigneti che non erano, dove non avevano messo gli erogatori della confusione. In prima generazione il danno fuori confusione era del 35%, mentre in confusione del 26%. In seconda generazione c'è stato questo evento particolare, cioè il danno fuori confusione era del 10%, il danno in confusione dell'11%, quindi erano equivalenti. A questo punto abbiamo consigliato al viticoltore di fare un trattamento. Infatti in vendemmia il danno fuori confusione era del 23% e in confusione si è ridotto del 5%, quindi questo è significativo. L'ultimo intervento poi basta. Perché usare l'Isonet L Plus? Allora, l'Isonet L Plus è un erogatore che ha la caratteristica di contenere il feromone sia della tignoletta, della Lobesia potrana, per un 90%, che quello delle opeciglia, per un 10%, quindi c'è più feromone di Lobesia che di opeciglia. Questo perché? Perché noi nel 2009 abbiamo iniziato a fare, come vi ho detto prima, i rilievi su questi due insetti, per capire chi c'era dei due e quanto ce n'era. Qui sotto vedete una tabellina, qui ci sono delle linee colorate, che segnano le catture totali che abbiamo fatto nei 3 anni di tignola. Io fino adesso vi ho parlato sempre di tignoletta, perché è l'insetto diciamo principale, però c'è anche l'opeciglia, la tignola. Vedete che nel 2009 le catture totali erano circa 30, nel 2010 arrivavano sui 40, nel 2011 abbiamo superato le 200 catture, quindi questo è un segnale importante, vuol dire che questo insetto c'è. Se noi usassimo un erogatore che contiene solo il feromone di uno dei due insetti, ovviamente l'altro ha la prevalenza, quindi occorre usare tutti e due per questo motivo. Io ho finito,
vi ringrazio e ringrazio soprattutto tutte le aziende e i viticoltori che mi hanno aiutato per i monitoraggi e per i campionamenti e tutte le altre aziende che hanno creduto e che hanno applicato la confusione, nonché tutti i tecnici che mi sono stati d'aiuto perché da sola non avrei potuto farlo. Grazie.